Mentre vediamo inquadrato, guarda, in camera di chiamata Alessandro Terrin, che svitta in virtù del suo oltre 1,90 m, il colosso veneto, si nuota e si allena a Roma, la guardia di finanza allenato da Andrea Palloni, e non vedo, ma è più piccino, sarà seduto forse, o forse poco più avanti, il piemontese per noi, campione europeo, ahimè virtuale, insomma, in virtù di quella squalifica di cui molto abbiamo parlato, che è Loris Facci. Tra loro abbiamo visto inquadrato il più cattivo tra i granisti europei, forse mondiali, Oleg Lisogor, che mi pare abbia un soprannome che forse Domenico può aiutarci a ricordare. Oddio, adesso mi... cos'era? Il killer? Tradotto in italiano, sì. L'assassino, lo chiamiamo simpaticamente l'assassino, anche perché poi ci parlo, ci scherzo. Non hai paura, insomma, no, chiacchiere con Lupe. È giusto la cicatrice che fa un po' effetto, sì. Però alla fine è un ragazzo con il quale parlo molto volentieri, è molto alla mano, sempre molto disponibile. Staremo a vedere, in ogni caso ha un aspetto certamente un po' truce Oleg Lisogor, e se è molto amichevole e cordiale quando si parla con lui fuori dalla vasca, quando arriva al blocco credo che, come dire, questo aspetto trovi delle rispondenze nel suo essere in acqua. Come giusto che sia. Direi proprio di sì, insomma, no? Diventavi cattivo anche te, che proprio davvero cattivo non sei, insomma. No, assolutamente no, però poi ovviamente in gara ci si trasforma e si mette quella cattiveria che normalmente Loris non Facci, c'è. Duecentista che abbiamo visto essere veloce. Sicuramente un atleta che costruisce sui secondi 50 metri la gara dei 100, è un atleta che si ancora agli avversari, costruisce proprio sugli altri la sua prestazione. Alexander Daleon, norvegese, che mi ha visto più volte essere tra i protagonisti, anche assoluti a tratti, pieno, e probabilmente ne ha le facoltà in questo europeo. Accanto a lui credo si possa considerare ancora tutt'oggi l'avversario da battere, Luca. È tornato a notare 1-1 con apparente facilità, mi sembrava anche decisamente rilassato Oleg Lisogor prima del via, e questo è un segnale di forza, di consapevolezza. Tra l'altro Daleon, che ha ottenuto con 1:00:11 il nuovo record norvegese, il record di questi campionati, per cui è certamente l'atleta che va tenuto d'occhio, anche se per tradizione chi va molto forte in qualificazione via via, qui la squadra italiana che applaude. Jonas Andersson, abbiamo chiuso questa seconda semifinale. Luca, cercando di dare una prospettiva, Alessandro Terrin parte bassa dalla vasca in settima. Abbiamo visto già stamane magnifici 75 metri, e a questo punto speriamo che in questa versione serale pomeridiana riesca a trovare quegli ultimi 25. Questa è ovvio la speranza di un atleta che ha un personale ormai di 3 anni del 2005 e che ha atteso a nuotare sotto il minuto e un secondo da diverso tempo. Da allora. Teoricamente nelle sue capacità, ma non riesce mai poi a portare a termine il compito. 100 di Facci sono tutti invece negli ultimi 20 metri. Dove scema uno, sale l'altro. Via, partenza come di consueto per Alessandro Terrin, questo colosso che si avverte in maniera netta a venire fuori nella parte bassa della vasca, domina questo avvio, esce meglio di ogni altro sia dal brocco che dalla subacquea, certamente prima al tocco dei 50 metri. Perfetto, sta oscurando gli avversari, un ritmo azzeccatissimo per il gigante di Idolo. Non male neanche nella virata, tira un po' via... Però va bene, il passaggio la dice lunga, Luca. Vediamo se ti è 28:27, gran passaggio davvero. 29:12 per Loris Facci. Che risale dalla parte alta della vasca, risale nettamente Loris, e non deve calare Alessandro. A centrovasca Daleon li sta regolando tutti quanti. Accelerazione, oserei dire, impressionante del norvegese a centrovasca. E diventa veramente gara in salita per Alessandro, e vediamo se riesce a recuperare qualcosa nel finale Loris. Terrin quarto a 1:01:54.